Noi stavamo affrontando il secondo momento, e cioè questa specie di messa alla prova in cui il demonio cita il Salmo 91, tu buttati, Dio interverrà. Parlare di magia oggi sembra fuori luogo, perché ormai la mentalità scientifica post-galileiana ha ormai dichiarato morta la magia. Fosse vero, sarebbe un dono all'umanità. Di fatto, si annida sempre in un'esperienza religiosa non pulita, si annida sempre la magia e la superstizione. A mezzogiorno e un quarto io vado a celebrare a San Marco e l'altare è in alto. E si riesce a vedere tutto, anche chi entra in ritardo. E qualche volta viene da sorridere, perché c'è, non dico se uomo o donna, c'è una persona che entra dentro, che se non fa tre segni di croce in un determinato tempo, torna indietro e torna ad entrare. Tanto io ripeto, chi ha mal di schiena non stia a fare la genuflessione, basta un inchino. Madonna, se non faccio la genuflessione, cosa se non fai la genuflessione? Non la fai, punto e basta, ma chi se ne importa? Il cristianesimo essenziale della fine del primo secolo non aveva la genuflessione. Genuflessione è un rito medievale. Stare in ginocchio è un rito medievale. Non lo fai? Cosa succede? Niente. Quello che è peggio invece è la mens. E la mens magica è la seguente. Cerco di semplificare. Io ritengo che determinati gesti e determinate parole disattivino la libertà e la volontà di Dio. Per cui io posso adoperare l'Onnipotente come una grande macchina che però è a mio servizio. Per cui, se io faccio tre segni di croce in 2 secondi e mezzo, Dio non può resistere alle mie domande e quindi farà quello che gli chiedo. Questa mentalità cosa porta? All'ateismo. Perché tu chiedi e il Padre Eterno ti dice: tiè, Dio non mi ha ascoltato, io ho perso la fede. Ciao. Mi seguite, no? E questa è la tentazione. È la tentazione della religione magica. La religione magica è la peggior forma di fede che una persona possa avere. E Cristo dice no a questo tipo di rapporto con Dio. No. Non l'uomo ha una sola dimensione, che è una tentazione continua per tutti, anche per noi, in questo momento. No a un rapporto con Dio di tipo magico. No a una sovrapposizione di divinità. Ti do tutte le ricchezze e il potere di questo mondo, però devi adorare me, non il Padre Eterno. Quando Gesù
pone in antitesi Dio con il suo nemico, è curiosissimo. Non dice non potete servire Dio e il demonio, ma dice non potete servire Dio e il denaro. Perché quello è lo strumento attraverso il quale, ovviamente, noi rimaniamo affascinati e seguiamo la logica del potere e del denaro, perché sono congiunti. E la logica del potere e del denaro ha una sua logica. Dove la giustizia non esiste, la verità neppure. Ma come fai tu a vivere senza giustizia e senza verità quando i rapporti interpersonali sono fondati su questi due dati? Prova ne sia che se tu menti perdi la stima e quindi la fiducia degli altri. E le relazioni sono inquinate per sempre. Queste sono le tentazioni sue e nostre. Perché siamo uomini, donne come lui e lui come noi. La fisionomia della tentazione senz'altro è diversa, ma la sostanza è sempre questa. Tre. E non si tratta di scelte che sono peccato o non peccato, peccato o merito, ma è l'impostazione della vita che viene giocata sulla tentazione. Per cui se tu esci dalla parte giusta hai un tipo di vita, se tu esci dall'altra parte hai un altro tipo di vita. E quindi sulla tentazione tu scommetti sulla tua vita. Prima di scommettere sul peccato e il merito, prima di scommettere su Dio o l'antidio, scommetti su di te. Quindi non illudetevi. La scelta sbagliata fa del male all'uomo. Questo è il primo problema da affrontare quando si parla di perasmos, tentazione. Se noi dovessimo fare 8 incontri sul perasmos, non ci basterebbe un periodo così lungo. Il cosiddetto peccato di Adamo non è un peccato. È una scelta. Io divento Dio di me stesso. E di Dio non mi può interessare di meno, perché basto a me stesso. Altra tentazione. Se fai la scelta corretta, bene, non fai la scelta corretta e ne porti le conseguenze tu. Per cui Caino uccide Abele, il più forte uccide il più debole. Il maschio sottomette la femmina, Lamech, e instaura il criterio del sopruso nei rapporti sociali. Capite che il mondo biblico sottrae la parola tentazione a quella visione angusta, piccolina del problema morale. Nel pensiero di Gesù, qual era la visione della tentazione? Per capire cosa c'era nella capoccia del Maestro, bisogna partire un po' da lontano. Siamo alla linea 83, per chi ama il greco, 82. Egli disse loro, vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Quando Gesù vede Satana cadere, certo è un linguaggio molto figurato, però riusciamo a capire qualche cosa leggendo questo testo dell'Apocalisse. Siamo alla linea 85. Un segno grandioso apparve nel cielo, la Chiesa, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
È il cristiano che sta per nascere. Allora apparve un altro segno nel cielo, dunque due segni. La donna, un enorme drago rosso, con sette teste, un potere dunque perfetto. Siamo nel linguaggio apocalittico, sette è la perfezione, la testa è il capo, è il potere. Con un potere perfetto e con una forza enorme, le corna, kerem, nel mondo semitico vuol dire la forza. C'è qualcuno che stamattina può avere anche pregato la liturgia delle ore. E nelle lodi si disse il Benedictus, benedetto il Signore Dio di Israele, che ha suscitato per noi una salvezza potente. In greco c'è un corno di salvezza. E alcuni in Vaticano vorrebbero la traduzione letterale. Dico, ma vi rendete conto a Napoli cosa succede? Dieci corna. E sulle teste sette diademi, insomma la perfezione del potere e della forza. Naturalmente saltiamo dei versetti che a noi in questo caso non interessano e andiamo alla linea 88. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli, Micael, chi è come El, Elohim, chi è come Dio, e i suoi angeli combattevano contro il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, e adesso comincia a venire fuori l'interpretazione di chi sia questo drago, il grande drago, il serpente antico, ting, c'è già la carta d'identità. Colui che è chiamato diavolo è il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Una visione fantastica, ma che tradotta in termini concettuali e non immaginifici significa questo. C'è un momento nella storia in cui il demonio viene vinto e questa vittoria non è spiegabile con queste forme così immaginifiche. Queste forme immaginifiche servono a darti un'impressione più che un messaggio. Messaggio è razionale, questo non è un messaggio razionale, è un messaggio emozionale. Messaggio razionale sarebbe il seguente. Esiste la morte. Se tu non sei credente, è chiaro che la morte segna la fine di tutto. E quindi il tempo che c'è fra questo momento e la morte è l'unico tempo che tu hai. E quindi tutto ciò che tu ti proibisci non lo avrai mai più. Tanto vale che io viva tutte le esperienze che mi pare, tutte le esperienze che mi piacciono, giuste, sbagliate, ma chi se ne importa? Poi c'è la morte ed è finito tutto. Vi è chiaro? Dunque, dice l'autore della lettera agli ebrei, lo leggeremo subito, il demonio è il signore della morte. E attraverso la morte lui ti conduce al suo modo di pensare, dove giustizia, verità, compassione non esistono. Cristo muore, risorge,
Risorgendo dimostra che la morte non è quell'abisso dal quale non si esce, ma la morte è solo un passaggio. E quindi, dice l'autore della lettera agli Ebrei, Cristo ha demolito il potere di Satana. Per cui Satana non può più tenere soggiogata l'umanità alla paura della morte. Quindi quando Gesù dice vedo cadere Satana, non è che Satana ha perso l'equilibrio, fa il tombolone. Dice qualche cosa di tremendamente importante. Ti dà un nuovo concetto di morte e quindi un nuovo concetto di vita. Guardate che sono concetti grandi come l'universo. Sono espressi in forma così, o immaginifica o semplice, ma dietro c'è un'impostazione radicalmente diversa nel gestire l'esistenza. Se la morte è un passaggio, tu gestisci l'esistenza in un certo modo. Se la morte è quell'abisso dal quale non si esce, tu gestisci l'esistenza in un altro modo. La lettera agli Ebrei adesso vi diventa più facile. Siamo alla linea 93. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe. Quindi Cristo è uno come noi. Lui sarà anche Dio, nessuno lo discute, ma è anche uomo. E quindi come uomo vive le nostre esperienze, la sofferenza e la morte. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza, mediante la morte sua, ridurre all'impotenza colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Se voi lo leggete in maniera diretta non capite niente, ma dopo la chiacchieratina che abbiamo fatto, il testo vi diventa trasparente. Dunque la caduta di Satana e la morte è segnata dalla morte e dalla resurrezione di Gesù. Questo è il primo dato che noi riusciamo a capire. L'altro dato che ci viene dall'Apocalisse è che non avendo più potere, è chiaro che c'è una reazione e questa reazione cerca di attrarre l'uomo nella propria sfera di influenza. Questa è la tentazione. Nel pensiero di Gesù, dunque, la vera tentazione è associarsi a un modo di concepire la vita che è fallimentare, è fallito. Perché? Perché la morte non è più l'abisso che inghiotte tutto. Ci sono anche passi successivi nel pensiero di Gesù che chiariscono meglio questo concetto di fondo. Siamo nell'orto del Getsemani e siamo alla linea 99. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Linea 98. Sopra la parola tentazione c'è il verbo eiselzete, eisercomai. Sei tu che entri, non è Dio che ti porta. E questo verbo, entrare, tu entri, lo trovate nell'altro testo di Luca, parallelo. Mentre in Matteo e Marco
si dice di vegliare e pregare per non entrare in tentazione, lo spirito è pronto ma la carne è debole, Luca ha solo questa frase, pregate per non entrare in tentazione, ma anche qui nella versione lucana c'è il verbo eisercomai, quindi un verbo che dipende da te, sei tu che entri in tentazione, non è Dio che ti induce. Basterebbe questa brevissima analisi per capire l'imperfezione gigantesca che c'è nel dire non ci indurre in tentazione.